per casa. Nulla accade, nulla accade. L'idea per il tour di Santeria era quella di trasporre in live il racconto che facciamo nel disco, quindi l'idea è quella di avere un live molto cinematografico, così come è il disco, e un live basato per lo più sui visual, e quindi che racconti una storia basata un po' sulla nostra carriera, la nostra vita, ovviamente romanzata, quindi in linea con i personaggi Marrakesh e Gue Pequeno. Punteremo tutto appunto sui visual e su queste pillole, questa fiction che sarà un girato inedito realizzato apposta, e cercheremo di creare un'interazione tra lo schermo e lo stage, magari anche col pubblico. È un disco che è stato impegnativo, però fatto con gioia, nel senso, quindi non è che abbiamo dovuto sclerare per fare questo disco, lo dirà il tempo. Per adesso il segnale è molto forte, quindi un disco ha bisogno di tempo, no? Per capire, come un whisky, no? Come un vino, per capire se poi diventerà come invecchia. Per adesso ha tutte le carte regola per essere una pietra miliare del genere. Tu promettimi che quando perderò la calma. È un po' vero quello che dici tu, comunque noi abbiamo suonato rispettivamente con i dischi solisti, con delle band, ed è difficile, specialmente magari d'estate, inserirsi in contesti più rock, no? Storicamente in festival che ospitano più artisti rock c'è un po' di pregiudizio. Noi abbiamo cercato di portare comunque, oltre alla dimensione rapper e DJ, che io personalmente faccio tantissimo in discoteca, anche lui, e dove comunque forse è più il luogo, l'habitat naturale dell'hip hop, no? Perché bassi e la batteria si sentono di più, però abbiamo cercato anche di dare dignità live, quindi suonare con delle band live, e anche con un buon successo. Chiaramente sai, in Italia tutti dicono sempre a dire il rap che figate, il rapper che ricchi, il rapper che è passato in radio, il rapper che... ma non è così, cioè bisogna lottare sempre, quindi tra le varie cose contro cui bisogna lottare c'è anche questa faccenda del live, no? Da una parte effettivamente abbiamo costruito col tempo uno status, col tempo, con i successi, con i dischi, con la carriera, uno status direi abbastanza untouchable, intoccabile, però al tempo stesso secondo me è un paese questo dove comunque questo genere fa sempre abbastanza fatica, per cui in realtà ci sono costantemente sfide nuove e traguardi diversi da porsi comunque. Ho sperimentato delle formule diverse, per esempio nel mio disco ci sono delle canzoni un po' diverse che magari si affacciano di più nel versante canzone, tipo Niente canzoni d'amore, ecco, quello magari è un aspetto che mi interesserebbe approfondire, però sostanzialmente io sono ancorato abbastanza al genere. Sì, anche per quanto mi riguarda, io vengo da un disco solista abbastanza stretto nei generi. Sicuramente mi piace restare in questo versante. Io comunque ascolto tanta musica straniera, penso sempre di essere all'estero, si sente nei pezzi, e quindi anche nel mio prossimo lavoro cercherò di fare, abbiamo sempre fatto della roba nuova comunque. Io adesso parlavamo, vedo delle cose che escono adesso che veramente le facevamo 3 anni fa, quindi è importante essere al passo, se la passo con i tempi. Però come disse Dr. Dre, been there, done that, cioè ci sono stato, l'ho già fatto, quindi neanche ripetere le cose, no? Quindi il prossimo disco mi piacerebbe fare ancora qualcosa di diverso. Ti ho tolto like. Un bella lì a tutti i lettori di Fanpage, da Gue e Marra, ci vediamo in tour.